Rio ha organizzato questa 3 giorni per regalare alla città di Mantova un evento, anzi una serie di eventi culturali, per cercare di raccontare le eccellenze, il meglio che questa città può esprimere. E per fare questo abbiamo cercato di coinvolgere tutti i nostri amici, tutto il meglio della produzione letteraria di quest'anno, della saggistica, della narrativa, delle poesie. E abbiamo cercato di raccontare anche quello che bolle in pentola, quello che stiamo organizzando per il futuro, a partire dal nostro grande convegno internazionale dedicato al patriziato mantovano tra 4 e 500. Ma abbiamo anche altri progetti importanti. Stiamo organizzando la prima importante monografia su Franz Geffers, l'ultimo prefetto alle fabbriche gonzaghesche. Per cui tanti progetti. Perché il nostro compleanno non ha voluto solo essere il punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza per fare sempre meglio. A Rio Arte, veramente con tanto piacere ho rivisto Giulio Girondi, che veramente gli auguro una vita lunga con questa casa editrice. Io sono qua, sono professionista, sono venuto a questo intervento per questa presentazione che trovo notevole, soprattutto questo periodo che spesso viene dimenticato, non visto o perlomeno non soffermato e soprattutto con una lettura molto leggera che trovo questo periodo dagli anni 1860 e 1880, un periodo fondamentale. E trovo veramente interessante questo aspetto perché c'è l'aspetto non solo di una documentazione, ma di una interpretazione. Quindi l'autore sempre, comunque, va a interpretare la sua visione, un qualcosa che tu vedi nella foto, ma la magia sta in quello che può succedere dopo un attimo che tu hai scattato la foto. Tutti Non è sono tanto Massimo il Mischieri, mezzo. sono qua con Giulio Girondi a presentare Mantova fin de secol.
Questo libro è frutto di una ricerca fatta presso la Fondazione Banca Agricola Mantovana e così ricostruisce un po' tutta l'iconografia della città attraverso le fotografie stereoscopiche e quanto dicono le guide di viaggio nella seconda metà dell'Ottocento. Le guide sono a volte impietose, a volte buone rispetto a Mantova. Comunque lascio a voi scoprire queste sorprese. Ecco. Invece le stereoscopie sono un po' più verosimili. Sono tante, sono belle e così vi invito anche a leggerlo così per avere qualche informazione più sulla città di Mantova. Ciao a tutti. Sono Loris Franzini, presidente del circolo fotografico La Ghiacciaia di Marengo. Ho avuto la fortuna di conoscere Massimo Meschieri che mi ha fatto sapere che noi avevamo un concittadino, Andrea Premi, nato a Marmirolo, che a Marmirolo nessuno lo sa. E adesso lo riporteremo a Marmirolo con una mostra conferenza attraverso il libro di Massimo Meschieri, Mantova fin de siècle. È stato un autentico piacere essere qui presenti a questi incontri che sono di una cultura estrema e soprattutto ci fanno conoscere un aspetto non molto in voga in questo momento, però sì che lasciano delle tracce importanti. Bisogna sapere il passato per capire un po' il presente. È stato un intervento molto interessante e che sicuramente è un'esperienza bellissima quella di oggi. Sono eventi che dovrebbero essere un po' alla portata di tutti i giorni. Ringrazio vivamente tutti voi per avermi invitata, grazie. Abbiamo fatto questa 3 giorni in Via Orefici, 13 ospiti del Rio, un weekend molto interessante perché non è solo legato all'esposizione di quelle che sono state le attività di quest'anno, ma c'è stata una prospettiva di quello che c'è in cantiere, quindi il veicolo che Giulio Girondi, il nostro carissimo amico editore, ci ha proprio posto anche come missione di ognuno di noi era anche proprio di valorizzare l'aspetto culturale della città, perché potrebbe veramente essere il veicolo del futuro per un turismo, quello che porterà a Mantova quelle persone che potremmo riuscire ad interessare attraverso degli eventi culturali che non sono solo istituzionali ma anche di privati che hanno questa volontà di mettere in gioco le proprie risorse e capacità. Quindi il merito della casa editrice del Rio è stato proprio questo di valorizzare la qualità di persone che a Mantova sanno fare delle cose e questo è stato quello che ci ha animato proprio dal parteciparvi. La casa editrice Il Rio, che compie in questi giorni il suo primo compleanno, è a mio parere molto di più che una casa editrice brillante, intelligente, attiva, propositiva. La casa editrice Il Rio, secondo me, è anche il simbolo di una possibilità, di una speranza. Una speranza che vede il desiderio di intraprendere, di fare, di creare qualcosa di altissima qualità anche nella nostra città, sul fronte della cultura e non solo. La casa editrice Il Rio è oggi e sarà sempre di più un punto di riferimento per quella rivoluzione culturale che Mantova attende da tempo e che grazie a giovani come il buon Giulio Girondi e molti amici che si sono aggregati attorno a lui finalmente può ambire ad avere.